Direi proprio veramente in una battuta l'amore per la Sicilia, l'attenzione per le siciliane, per i siciliani, per i giovani, per i nostri figli che spesso sono costretti ad andare fuori per realizzare le loro ambizioni, quando invece se noi creiamo le giuste opportunità i nostri ragazzi rimangono in Sicilia, rimangono nella loro terra. E allora ecco, poter contribuire, poter portare il mio impegno, le mie esperienze, le competenze acquisite nel mio percorso di vita fino a questo momento per contribuire allo sviluppo della nostra terra è stata, ecco, questa la motivazione, un amore profondo che mi lega alla Sicilia. Io sono figlia di questa terra e voglio dare il mio contributo per migliorare le condizioni della mia terra. Io credo che sia importante perché io voglio partire proprio dalle persone. Già oggi io incontro tante persone, mi fermano al supermercato, mi hanno chiesto in tanti ma allora si candida eccetera, dandomi dei messaggi, come dire, di fiducia e di incoraggiamento e chiedendomi di avere un messaggio da parte mia di serenità e di speranza, un impegno vero per questa terra. E allora ecco la componente umana del mio percorso di vita, della mia storia personale. Quel dolore che ancora mi porto dentro, e non ho remore a dirlo, è che è un dolore molto profondo, però è diventato nel tempo una grande forza e la voglia di lavorare perché veramente questa terra possa aprirsi allo sviluppo che merita e tutta la ricchezza, la bellezza che c'è in questa terra possono essere veramente valorizzate al massimo. Io credo che gli strumenti siano l'essere vicini alle persone, dare proprio questa sensazione dell'essere vicini, dell'ascoltare. Tutto il mio impegno parte e continuerà attraverso l'ascolto. La prima cosa che io voglio fare è essere vicino alle persone, ascoltare, fare tesoro di quanto mi viene detto e cercare di adoperarmi per risolvere i problemi, per dare, ripeto, quell'impulso di sviluppo, di crescita, di benessere nei confronti della terra che amo profondamente e dei siciliani a cui io sono veramente legata e vicina sempre.